Il problema vero di questa chirurgia è che mio telefono è un disastro, cioè i miei figli non possono più prendere il mio telefono perché sono completamente inondato da foto di peni. Sono Gabriele Antonini, sono un urologo di Roma specializzato nel trattamento medico e chirurgico della disfunzione erettile. Nello specifico mi occupo di impianto di protesi al pene tricomponenti. Sono Pierluigi, ho 44 anni. Purtroppo più di un anno fa mi è successo un incidente durante un rapporto sessuale e da lì praticamente ho avuto la prima operazione, dalla quale poi mi è nato un grosso problema, cioè quello dell'impotenza. E da qui i dottori, la prima cosa che mi hanno detto è che dovevo impiantare una protesi peniena. Mi chiamo Roberto, ho 65 anni. Nel 2016, dicembre, mi hanno riscontrato un tumore alla prostata. Purtroppo dopo un periodo, diciamo, di cura i valori non si sono abbassati, quindi sono stato costretto a fare un intervento radicale di esportazione della prostata. E dopo circa 5-6 mesi, purtroppo il tumore è riuscito fuori e quindi sono stato costretto a fare un ciclo di radioterapia sull'osso pelvico, e praticamente questo ciclo di terapia è vero che mi ha salvato, diciamo, sul problema del tumore, però mi ha creato problemi sia di disfunzione erettile sia di incontinenza. I pazienti che stanno testimoniando la loro esperienza sono dei pazienti diversi ma simili. Sono dei pazienti, uno con un deficit erettile e una fibrosi severa dei corpi cavernosi dopo un trauma durante un rapporto sessuale, un altro è un paziente che ha avuto una chirurgia della prostata, quindi ha tolto la prostata per un tumore e è andato incontro anche a un trattamento di radioterapia. Ho cercato, diciamo, di documentarmi, di avere qualche informazione su qualche tipo di intervento chirurgico per poter risolvere questo problema, diciamo, del problema erettile e anche della prostata. Attraverso anche dei conoscenti mi hanno indicato, diciamo, il professor Antonini Gabriele. Praticamente mi sono messo in contatto con lui, ci ho avuto un appuntamento. E infatti praticamente la prima domanda che mi ha fatto lui mi ha chiesto se ero, diciamo, motivato. E da lì ho cominciato ad informarmi tramite internet e ho visto delle testimonianze, delle operazioni e ho conosciuto da lì il dottor Gabriele Antonini. Ho contattato il dottore, ho preso un primo appuntamento, mi ha parlato di questa protesi e di come veniva impiantata. Sono pazienti che dopo le loro procedure, dopo aver risolto il problema di salute, quindi il problema di benessere fisico, hanno un problema molto molto importante da un punto di vista di qualità della vita. La chirurgia funzionale urologica serve proprio a questo, a ripristinare una normale attività funzionale da un punto di vista dell'apparato urogenitale. Abbiamo cominciato una terapia, la quale poi si è terminata poi con l'operazione. E questa operazione praticamente è riuscita benissimo, grazie a lui, grazie alla sua professionalità. Quello che facciamo noi è un impianto protesico mini-invasivo. In appena 15 minuti riusciamo ad impiantare un device costituito da tre componenti. È un meccanismo idraulico che ripristina la funzione sessuale. Riusciamo a fare questo tipo di attività chirurgica in un tempo molto molto limitato grazie a una tecnica chirurgica che abbiamo messo a punto negli Stati Uniti da una collaborazione stretta e continuativa con uno dei maggiori chirurghi americani, che è il professor Paul Perino.
La tecnica è molto rapida, molto sicura, si effettua una piccola incisione alla base del pene di appena 2 cm e in un tempo limitato, circa 15 minuti, riusciamo ad impiantare tutto il device protesico. Beh, diciamo, la mia vita è cambiata tantissimo, perché inizialmente prima praticamente ero un uomo che non avevo più speranze nei rapporti sessuali. La protesi è costituita da 3 componenti, sono 2 cilindri che si gonfiano da un serbatoio che contiene della soluzione fisiologica e da un piccolo meccanismo che permette al liquido fisiologico di entrare dentro i cilindri. Con una piccola azione toccando lo scroto, l'acqua entra dentro i cilindri e il pene va in erezione. Rimane in erezione fino a quando il paziente non spinge un piccolo bottoncino all'interno sempre della borsa scrotale per deattivare il sistema e in 10-15 secondi riesce ad ottenere un'erezione brillante per tutto il tempo che vuole, quindi può ritornare ad avere una nuova e felice attività sessuale. Lo voglio anche descrivere, perché in effetti a livello, diciamo, visivo non si riscontra nessuna protuberanza, niente, praticamente soltanto io che so dove mettere le mani, diciamo, riesco a individuare la protesi. Tante volte anche uno specialista non riesce ad accorgersi che il paziente ha questo device e quindi è un qualcosa che ridà una normale attività sessuale. Il modo di usarla è molto molto pratico, molto semplice, rimane molto molto naturale azionarla. Il rapporto è adesso alla grande. Come diceva prima dell'intervento il dottor Antonini, vedrai che dice che nel momento in cui faccio questo tipo di intervento, che diciamo che sei convinto della protesi, rinizierei a divertirti. Rifarei l'operazione, la rifarei 1 milione di volte. Mia moglie è abbastanza soddisfatta, anzi ottimamente soddisfatta. Mi ha cambiato la vita, ho avuto il primo rapporto, chiaramente è stato favoloso, perché dopo un anno di questi problemi riavere questa potenza sessuale è stato come la prima volta. Decidi te quando smettere. C'è un mio caro amico che dice sempre che il giorno della procedura chirurgica è il giorno della rinascita, cioè è il secondo compleanno del paziente. Da quel giorno sono stati rimessi al mondo e io sono un po' come la loro mamma. Io dico sempre che noi abbiamo un club, questi pazienti diventano amici per me, perché iniziamo un percorso che parte da un percorso di forte depressione e arriva a un risultato di grande gioia, di grande soddisfazione. Sono pazienti che rinascono. Il primo rapporto che ho avuto dopo l'operazione è stato bellissimo, come se l'avessi fatto per la prima volta, perché erano 5 anni che non lo facevo. Dopo l'intervento mi sento tornato come ai vecchi tempi, diciamo, non si vede quasi niente, non si nota quasi niente e ottengo quello che ottenevo prima. Adesso ho ricominciato a essere di nuovo libero, mi sento proprio libero, insomma, riesco a avere contatti con le persone, mi ha riportato a una vita che mi ero scordato di avere, insomma, praticamente, e mi sento felice, insomma. Beh, diciamo che dopo un certo numero di giorni ho avuto questo rapporto ed è stato normale, normalissimo, con sommo piacere, con quasi stupore, ecco. Dopo 5 mesi diciamo che adesso sono più tranquillo, ho i rapporti normalissimi, forse ancora migliori di prima, ho un'erezione che forse non l'ho avuta neanche da giovane così. L'altra cosa è che nessun mio amico o conoscente vuole fare più foto con me per la paura di essere postato su qualche social e magari far pensare a qualcuno che ha fatto una chirurgia con me, una chirurgia di protesi, una chirurgia al pene. Se lo sapevo lo avrei fatto anche prima.